con la dottoressa Lina Guidone, la restauratrice che ha ridato decoro e bellezza a un quadro che era comunque oggetto di atti di vandalismo. Ci può spiegare quali sono state qual è la natura di questi atti e quali sono stati i lavori adoperati dai restauratori che poi hanno oggi consacrato questo suo ritorno in cattedrale? Beh, in realtà la tela è stata recisa in senso longitudinale appunto da un atto antropico. Ne è stato asportato questo pezzo di circa 40 centimetri in senso longitudinale, di circa 10 centimetri in senso trasversale. Abbiamo eseguito una foderatura. In corso d'opera ci siamo accorti che la tela presentava in alto delle aggiunte, in quanto nell'Ottocento probabilmente la chiesa dove era collocata un tempo questa tela ha subito degli interventi di rifacimento a livello architettonico. I vani delle cornici un tempo centinate sono state trasformate in senso lineare, per cui anche le tele che erano presenti all'interno di questa chiesa non sono state rese lineari. Appunto, durante i lavori di restauro ci siamo accorti che presentava queste aggiunte, le abbiamo rimosse e abbiamo quindi reso centinato il dipinto, adeguando quindi anche il telaio nuovo a questa nuova forma. Poi, appunto, per quanto riguarda il taglio, è stato integrato con tela e poi a livello pittorico tramite una selezione cromatica. E alla fine, dal punto di vista diciamo pittorico, sono state rimosse alcune vernici ingiallite, alterate e ritocchi presenti che sono stati eseguiti in precedenti restauri. Alla fine abbiamo dato più vitalità alla cromia eseguendo una verniciatura finale. Ecco, la professoressa Nellina Basile, presidentessa del Lions Club Castellammare di Stabia Terme, ossia il club che ha contribuito in modo preponderante, insieme ad altre associazioni, al restauro di questa tela. Perché avete preso a cuore questa iniziativa? Io, pur essendo un'insegnante, una ex insegnante d'inglese, quindi non appartengo al mondo dell'arte e dei beni culturali, però c'è un qualcosa che evidentemente in un'altra vita, evidentemente ero molto e ne facevo parte, perché è da sempre che sono interessata appunto al portare all'antico splendore, all'antica bellezza alcune opere d'arte. Questo progetto è nato 3 anni fa, quando all'epoca ero presidente della FIDAPA, che è un'associazione di donne, infatti dice donne, donne arte, professione e affari, e allora avevo pensato appunto di restaurare una tela soprattutto che rappresentasse una donna, essendo io un'associazione femminile. E allora, venendo a parlare appunto con Don Antonino, mi consigliò appunto di poter far restaurare questa tela di Santa Teresa d'Avila, che era una donna, che possiamo dire che era un'antesignana di quello che era il movimento femminile. E in rappresentanza dei giovani del Lions Club Castellammare di Stabia Terme abbiamo Allegra Mirati che ci illustra con un suo commento in merito. Socia del Leo Club Castellammare di Stabia Terme, Enrica Liguori. In pieno abbiamo abbracciato l'idea e per fortuna oggi la realizzazione, quindi del restauro della tela del Conca, con diverse attività svolte durante questi 3 anni, e quindi riteniamo opportuno che anche i giovani appunto abbraccino la cultura e l'arte, soprattutto quella nel nostro territorio. Con l'arcivescovo Monsignor Francesco Alfano alla cattedrale di Castellammare di Stabia per un evento più unico che raro, ossia il restauro di una tela. Sua Eccellenza, quanto è importante oggi l'arte e se ancora oggi mantiene la sua funzione sociale di evangelizzazione?
L'arte è sempre stata considerata dalla Chiesa uno strumento prezioso, non solo per valorizzare i talenti, i carismi, il genio di uomini e donne in ogni epoca, ma per trasmettere il messaggio evangelico, che è messaggio di bellezza, messaggio di armonia, di concordia, di santità, di vita, che valorizza tutto ciò che di buono c'è nell'essere umano. Ancora oggi, anzi, forse soprattutto oggi, l'arte moderna, nelle sue varie forme, nei suoi linguaggi, può raggiungere quanti non riusciamo a raggiungere con le parole o con i gesti concreti, perché tocca le corde del cuore, apre la mente a una prospettiva nuova, avvicina gli uomini a Dio. È per questo che siamo qui a valorizzare, a ringraziare e a incrementare un servizio così alto come quello che stasera possiamo consegnare di nuovo alla popolazione. Il quadro raffigura Santa Teresa d'Avila. È una santa che ha determinate caratteristiche, che la sua vita missionaria, evangelica, ha lanciato qualche particolare messaggio che ci vuole cortesemente illustrare? Brevissimamente, l'attualità di Santa Teresa è stupenda, perché Teresa si è trovata in un tempo di grandi cambiamenti come il nostro, di tradizioni da trasformare e di riforma forte da fare. Lei, grande contemplativa, è stata capace di aprire un paese, una nazione, una comunità religiosa alle esigenze del suo tempo. Oggi abbiamo bisogno di figure simili.